Ciao a tutti, benvenuti su Zipcanter e il segnalibro di gennaio. Eccoci qua con l'appuntamento, insomma, riepilogativo un po' delle letture che ho affrontato a gennaio. Per fortuna devo dire che ho ricominciato l'anno recuperando un po' di carica, insomma, perché fisicamente e mentalmente mi sono ritrovata piuttosto a terra, molto, molto a terra, sì. E devo dire che ho ricominciato l'anno alla grande, ricominciando con una scrittrice che amo totalmente, sono folle di lei, cioè Agatha Christie. E devo dire che non ci avevo fatto caso, poi sono andata a rivedere e sempre all'inizio del 2023 avevo iniziato l'anno ben appunto con Agatha Christie, con la raccolta quella di Miss Marple, in cui ci sono i quattro romanzi e i racconti dedicati a questa vecchietta rompiscatole che però scopre sempre tutto. E questa volta però non sono andata su una delle sue dei suoi classici gialli, ma ho deciso di leggere innanzitutto l'ennesima biografia. Questa volta è una di quelle che è uscita in edicola per RBA. Succinta, devo dire, ma devo dire non mi ha dato delle cose nuove, delle informazioni nuove, però è sempre bello, insomma, dare una rinfrescata alla biografia di un autore prima di affrontare qualsiasi sua opera. Perché? Perché si possono scoprire delle cose in più o percepire bene appunto sentimenti, cose che altrimenti non sarebbero esaltate, non passano in secondo piano, ecco. In questo caso ho voluto leggere la biografia di Agatha Christie per poi leggere questo, cioè Agatha Christie, il giro del mondo. È una raccolta di album, di album di foto, di lettere che suo nipote ha raccolto con parsimonia e molto cura, recuperando queste informazioni comunque dalla madre, che anche lei è sempre stata molto meticolosa in questo, nel raccogliere tutto quello che riguardava la madre, quindi Rosalind, e ha trasmesso tutto al figlio. Il nipote quindi ha deciso di pubblicare queste lettere e queste foto, che riguardano però a un evento specifico, cioè Agatha Christie nel 1922 accompagnò il marito Archibald per il British Empire Exhibition Tour, cioè era un viaggio ufficiale attraverso tutte le colonie dell'impero britannico, quindi Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, Hawaii e Canada, per promuovere innanzitutto la mostra di cui portavano il nome sull'impero britannico, e che però si sarebbe tenuto negli anni successivi, quindi nel 1924 e nel 1925, e questo dava modo anche di riallacciare i rapporti che si stavano sfilacciando un po' tra le colonie. Diciamo che anche tuttora, insomma, non è che fra tutte le colonie ci scorra buon sangue, anzi alcune finalmente hanno ottenuto l'indipendenza. Questo viaggio arriva in un momento critico nella coppia Archibald e Agatha, perché uno, hanno pochi soldi. Agatha praticamente non guadagna assolutamente niente, un po' come ci si aspetta dall'epoca, e tutto sta nelle spalle di Archibald, che purtroppo non ama il lavoro che fa al momento. Vorrebbe, insomma, qualcosa, insomma, di più stimolante per lui, e questa occasione arriva proprio al momento giusto, lui vorrebbe coglierla. Il problema è che non vorrebbe farlo senza la moglie, che anche lei è molto amante dei viaggi, e fino a quel momento non è che hanno avuto grosse possibilità di spostarsi. Così
La decisione è difficile, anche perché i due hanno una figlia piccolissima. Penso che aveva 1 anno o 2, quindi era veramente piccola, e questo significava abbandonare la figlia per circa almeno 1 anno, perché si trattava di viaggiare in nave, quindi si tratta di viaggi lunghi, un viaggio quasi intorno al mondo. La decisione è stata veramente critica, pesante, e alla fine comunque ha vinto lo spirito avventuriero dei due, e quindi hanno deciso di lasciare in custodia alla madre di Agatha e a sua sorella la figlia per tutto questo tempo, e quindi contattarsi solo tramite lettera. Questo probabilmente sarà una delle problematiche che Agatha sentirà di più nello scorrere del tempo, del legame con sua figlia. Purtroppo, che secondo me proprio in questo periodo che era vitale, un legame con la madre non c'è stato, e quindi forse questo ha spezzato un po' tutto il resto. Nonostante le due avessero un ottimo rapporto, però comunque sia, forse quel momento lì ha segnato qualcosa. Ha segnato qualcosa anche Agatha Christie come scrittrice. Anche perché poi, bene appunto, sotto pseudonimo di Mary Westmacott, ha scritto delle storie che non sono gialle, e vanno appunto ad analizzare molto anche questi rapporti qui fra genitore e figlio. Cioè, in questo caso madre e figlia. E, tra l'altro, l'ho letto, mi sembra che sia Rosa d'autunno, è uno dei libri, insomma, che è in questione, insomma. Che cosa mi ha dato questo libro? Beh, tantissimo, perché innanzitutto ho visto come scrive Christie, e devo dire che è una scrittura che mi somiglia molto per questo, cioè indecifrabile. Ci assomigliamo molto in questo, nel senso che comunque sia ha una scrittura orribile, e fa degli errori ortografici. Perché in effetti lei è sempre stata praticamente autodidatta nell'istruzione, soprattutto per quanto riguarda lettura e scrittura, e quindi è facile che ci siano degli errori ortografici, cioè, e sono purtroppo non voluti. Comunque noi nella traduzione queste cose non le vediamo, quindi lo si può solo sopportare bene appunto studiando altri testi. E il suo metodo di descrivere cose, luoghi, persone è identico come nei libri. Quindi ci troviamo comunque davanti sempre queste bellissime descrizioni, nel minimo dei dettagli, in modo da avere proprio davanti il luogo, i personaggi, capire le varie sfumature e come sono queste persone con cui ha a che fare Agatha, nel suo peregrinare. La sua immensa gioia di poter esplorare nuovi mondi che non conosce, culture, cibi, non ha paura di niente. Devo dire che affronta tutto con la massima serenità e tranquillità, come ha fatto un po' fino a quel momento con la sua vita, quando comunque sia non aveva ricchezze economiche, però ha saputo sempre girare la ruota a suo favore. E poi questo Inoltre, questo viaggio sarà uno di quegli spunti che gli darà la possibilità di scrivere tanti libri. E in effetti, infatti, durante le sue letture, le sue, insomma, nelle sue lettere che scrive a casa, dice che sto scrivendo questo nuovo libro, per fortuna ho visitato questo posto, insomma, comunque ci sono tante attrattive, insomma, che le consentono di trarne spunto. Queste sono alcune delle foto. Tra l'altro, Christie era anche un amante della fotografia, e quindi le piaceva scattare foto. Lo faceva anche lo farà anche successivamente col secondo marito, nelle esplorazioni degli scavi archeologici. Ma già adesso comunque sia è una passione che la intriga parecchio. Insomma, dove spendere i soldi alla scelta, perché comunque sia tra viaggi e fotografie, perché all'epoca comunque costava parecchio,
insomma, i fondi si esaurivano piuttosto in fretta e il fatto che cominciasse ad avere successo quei libri, questo ha fatto in modo da renderla, insomma, poter fare un'autogestione, insomma, dei suoi fondi e di decidere, insomma, come dividerli e anche di pensare al futuro, perché comunque sia un paio di opere le aveva lasciate in eredità alla figlia e al nipote, in modo che comunque avessero un piccolo gruzzoletto da poter gestire. È stata una mossa, secondo me, molto astuta e insomma è una donna che sicuramente mi viene da emulare sotto certi aspetti e sì, mi piacerebbe avere anche la sua dote di scrittrice, però quella mi manca, quindi vado avanti con la mia dote di lettrice, di avida lettrice. E poi tutto il mese, diciamo, è stato coperto praticamente da un grosso mattone, diciamo l'elefante nella stanza, cioè il libro che era stato scelto per il gruppo di lettura Lula Hunters per il mese di dicembre e di gennaio, cioè Il Cardellino di Donna Tartt. Qui ne ho fatto un blog, quindi vi rimando a quello, qui aggiungerò poco e niente, nel senso che sono ancora della stessa opinione per quanto riguarda Tartt e le sue trame, che non mi piacciono, e ho cambiato solo un po' riguardo al suo stile, perché non credo che sia così pomposo come me l'ero ricordato, come mi ero ricordato, cioè non ho più la stessa sensazione, quindi secondo me evidentemente era un problema mio, non del testo. Gatti che si muovono. Poi ho intermezzato la lettura del Cardellino sia con il libro di Agatha Christie, questo qui l'album, che con un'uscita inaspettata fino a un certo punto, nel senso che a inizio già dell'anno si sapeva, insomma, che ci sarebbe stato un nuovo libro di Michela Murgia, un libro postumo, e quindi sicuramente un altro pezzo di eredità che ci lascia. È un piccolo pamphlet perché veramente è sottilissimo ed è Dare la vita, edito da Rizzoli. Giusto, non vi ho detto neanche gli editori, comunque in linea di massima tutto quello che riguarda Christie è Mondadori, mentre Il Cardellino di Donna Tartt è sempre Mondadori, vabbè, comunque ve lo lascio scritto. Comunque, Dare la vita è un altro messaggio potente di Murgia. Raccoglie al suo interno alcuni pensieri passati e alcune riflessioni che invece ha fatto nell'ultimo periodo, per quanto riguarda soprattutto maternità e gravidanza, soprattutto per quanto riguarda la gravidanza per altri, quindi nel caso in cui qualcuno, cioè la donna, si offre di ospitare nel suo ventre un figlio che poi andrà ad un'altra coppia o un'altra madre, avrà un'altra futura madre, ecco. E credo di essere d'accordo con lei che è importante anche qui fare una pesante legislazione, nel senso che deve essere una cosa piuttosto blindata e che non si possa uscire da questi binari, perché è un tema, un argomento, cioè, è un argomento piuttosto sensibile e bisogna trovare un giusto equilibrio, perché non si può magari arrivare al punto che si fanno delle maternità surrogate solo per soldi e viceversa non andare troppo neanche nell'altra cosa, cioè lasciare troppo libertà. Cioè, ci vuole una via di mezzo, perché penso che deve avere la possibilità di ripensarci sia la madre che porta in grembo per 9 mesi la creatura e la stessa cosa anche i due futuri genitori. Insomma, quindi anche questa volta Murgia mi ha dato da elaborare tanto e anche le enormi difficoltà che si presentano comunque, perché non credo che sia così facile legiferare su un argomento così intenso. L'ultimo libro con cui ho chiuso
il mese di gennaio è sicuramente un libro che ha appianato tutto quello che c'era prima, nel senso che il cardellino non è che mi è proprio piaciuto più di tanto, quindi mi ha lasciato un po' così, non proprio con l'amaro in bocca, perché il finale è una delle parti che mi è piaciuta di più. Però sicuramente non è stata una delle mie letture che sarà top nel 2024. E Agatha Christie comunque è una raccolta di lettere, quindi sì, sono piacevolmente. Ho chiuso il libro con tranquillità e serenità, comunque, come solo Christie sa fare. Mogia, come al solito, mi apre a prospettive che finora forse non avevo pensato, e quindi andiamo nel fantasy, giusto per staccarci proprio del tutto. Non proprio fantasy, diciamo un realismo magico, cioè La città dei gatti di Marcello Benelli, edito da Eremon. Questo bel volumetto, vi ho fatto un video a parte, che è un video che è un mattone, un video che è un mattone, un mattonazzo. Credo che sia uno dei video più lunghi del mondo, sì. Uno dei video più lunghi che ho fatto finora. Non era mia intenzione, però, anche perché comunque la presentazione l'ho tagliata veramente tanto, vi ho lasciato solo i punti salienti, però non sono riuscita a tagliare più di così. Spero che vi piaccia, prendetevela comoda, bibite cibi e gustatevi insomma questo video, perché secondo me merita. La città dei gatti merita, è un bel thriller, c'è anche questo punto, questa parte di realismo magico che secondo me ci azzecca molto, perché comunque sia parlando di gatti ci deve essere quell'aspetto magico, perché proprio fa parte di questi piccoli esseri qua di dietro, che sono animali notturni, animali che sono influenzati dalla luna e hanno da sempre intrigato l'uomo, perché non siamo ancora riusciti a capire insomma questo animale totalmente, nonostante tutti gli studi scientifici che sono stati fatti. E quindi sicuramente è un thriller che vi consiglio, perché di base è effettivamente un thriller, in quanto c'è la scomparsa di tutti i gatti dalla nazione, dall'Italia e dall'Europa, e qualcuno che insomma indagherà su questo evento, nel caso nostro il protagonista e la protagonista, insomma sono due protagonisti. I veri protagonisti sono sempre i gatti. Fantastico, insomma, è una bella avventura. Una bella avventura che secondo me ha quelle vibrazioni di fiaba moderna, di fiaba un po' nera, un po' gialla. Insomma, però ha proprio dei richiami belli forti secondo me alle fiabe. Bene. Questi sono il mio resoconto del mese di gennaio. Fatemi sapere un po' che cosa avete letto voi questo mese, se avete fatto parte magari del gruppo dei Lettori Volantis, quindi avete letto il cardellino, cosa ne pensate. Detto questo, vi saluto, vi auguro di fare tantissime belle letture e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ciao!